Allora, oggi cominciamo a parlare di Carlo Marx, nelle caratteristiche generali del suo pensiero. Come al solito, la vita e le opere ve le leggete, tenendo presente che Marx, oltre ad avere la vita di un, tra virgolette, filosofo, ha anche la vita di un politico, nel senso che a lui si deve la fondazione del primo partito comunista della storia. Personaggio quindi impegnato nella vita intellettuale e politico-sociale della sua epoca, non ebbe una particolare fortuna in vita, partecipò ai lavori della cosiddetta Prima Internazionale, cioè l'organizzazione che riuniva tutti coloro che combattevano contro l'ordine costituito, quindi erano i vari rivoluzionari dell'epoca, c'era pure Mazzini in quella internazionale, e pose le basi per la creazione della seconda, quella che avrebbe riunito i partiti ispirati al suo pensiero. Parliamo di marxismo. Definendo con questo termine il pensiero che è nato da Marx ed è stato poi sviluppato anche dai suoi discepoli. Mentre parliamo di pensiero marxiano, se ci riferiamo solamente al pensiero di Marx, cioè a quello che ha detto lui direttamente ed esclusivamente. Anche se per semplificare un po' il discorso, noi parleremo da adesso in poi sempre e comunque di marxismo, anche via via che andremo a spiegare il pensiero esclusivo di Marx, e continueremo ad usare questo termine per indicare anche gli apporti dati dai suoi discepoli. Il marxismo si colloca all'interno del socialismo, che, come abbiamo avuto modo di dire altre volte, altro non è che quella corrente di pensiero che pone al centro della sua riflessione i problemi sociali legati soprattutto alla rivoluzione industriale. Il marxismo, a sua volta, all'interno del socialismo, è una forma di comunismo, cioè è una forma di socialismo che pensa di poter risolvere i problemi sociali mediante la collettivizzazione della proprietà, cioè la proprietà comune. È vero che per noi oggi marxismo e comunismo sono praticamente sinonimi, però in linea di principio c'erano stati comunisti anche prima di Marx, come tanto per dire quel Filippo Buonarroti che aveva fatto la congiura degli uguali nella Rivoluzione francese. Per non parlare di forme antesignane di comunismo già in Platone o in Thomas More. Quindi il comunismo in senso tecnico, in senso ampio, non nasce con Marx. Però da Marx in poi la parola comunismo assume un significato molto specifico che di fatto si identifica con il suo pensiero. Quali sono le caratteristiche generali del pensiero di Carlo Marx? Allora, si tratta di un pensiero innanzitutto che ha una vocazione alla modificazione del reale. Cosa voglio dire? La filosofia di Hegel pretendeva di descrivere la realtà così come essa era. Aveva quindi una pretesa di onniscienza, ma le mancava quella di essere capace di cambiare la realtà. Non era una filosofia rivoluzionaria, ma una filosofia conservatrice, se non addirittura restauratrice. Non a caso Hegel è il filosofo della restaurazione, è contemporaneo del Congresso di Vienna. Marx invece, che pure fu discepolo di Hegel, concepisce la sua filosofia come un'analisi della realtà, un'individuazione dei suoi limiti e dei suoi difetti e una progettazione del loro superamento. Quindi ha l'ambizione non soltanto di descrivere il reale, ma di individuarne gli errori e di creare i presupposti per il loro, appunto, per la loro correzione. Da questo punto di vista è una completa teoria del reale, una completa interpretazione del reale che si trasforma, si applica in una prassi che deve appunto realizzare ciò che la teoria ha individuato come possibile, come realizzabile. In conseguenza di ciò, nella filosofia di Marx, il binomio teoria e prassi è un binomio inscindibile, cioè nessun vero marxista può rifiutarsi di svolgere una carriera politica, cioè di rifiutarsi di avere un impegno pratico. Diversamente, la filosofia non servirebbe, secondo Marx, a niente. Non solo, ma il marxismo ha anche la pretesa di essere un'analisi globale del reale, e cioè una chiave di lettura atta a comprendere e a risolvere i problemi di ogni genere, perché tutti quanti sono riconducibili ad un unico principio interpretativo, di cui avremo modo di parlare. Da qui anche la pretesa di scientificità del marxismo. Cioè il marxismo dice, Marx dice nel suo pensiero, che è l'unico vero socialismo scientifico, perché al di là del generico desiderio di migliorare le condizioni dei lavoratori dopo la rivoluzione industriale,
Esso fornisce i mezzi per un'analisi corretta e concreta del reale e per una soluzione altrettanto efficace dei suoi problemi. Marx sicuramente deve moltissimo ad Hegel. Benedetto Croce, che è un grande filosofo del Novecento, che forse voi avete sentito nominare, disse di lui che era un hegeliano infedele. In questa frase sprezzante sicuramente c'è una grande verità, perché le categorie di pensiero di Marx rimangono quelle di Hegel, cioè Marx continua a ragionare come Hegel, anche se le strutture della mente vengono applicate ad altri concetti. E quindi quel filosofo al quale, il filosofo al quale Marx deve di più è senz'altro Hegel. Però ovviamente Marx apparteneva alla schiera della sinistra hegeliana, dalla quale poi si differenzia, per cui deve anche molto a quei pensatori, in particolare a Feuerbach, dal quale riprende la critica alla religione, anche se va a ampliarla e a modificarla. Bisogna però anche dire che per ciò che riguarda l'analisi economica, l'analisi dei problemi economici della sua epoca, Marx deve molto ad Adam Smith, pensatore inglese che abbiamo incontrato l'anno scorso nell'Illuminismo, la cui interpretazione del capitalismo è alla base della critica che Marx fa a questo sistema economico. Inoltre, Marx è anche in un certo qual senso un continuatore di quello spirito filosofico rivoluzionario che era stato inaugurato da Rousseau. Questi sono in un certo qual modo i maggiori autori ai quali Marx deve qualcosa, per non parlare poi di tutta quella serie di altri autori, tra virgolette minori, pensatori del socialismo a lui contemporanei, con i quali Marx spesso è in polemica, ma dai quali pure attinge, tanto per dire un Proudhon, un Fourier, eccetera, ma comunque questi sono degli elementi. Sono dei dettagli. Come Hegel, Marx vuole riunificare tutta la realtà in un unico principio, che come vedremo è la materia, e quindi ha un impianto platonico di fondo. C'è poi, scusate la ripetizione, una matrice importante per la comprensione del pensiero di Marx, che è la sua matrice ebraica. Marx era ebreo, le sue categorie di pensiero rimangono, pur essendo egli rigorosamente ateo, delle categorie semitiche, bibliche. No, egli stesso, sotto certi aspetti, è più un profeta che un filosofo, con la pretesa di assoluto che accompagna tutte le sue enunciazioni, per cui possiamo dire che egli è sicuramente un pensatore che mira a creare un sistema assolutamente, diciamo così, completo, dopo il quale non ci dovrebbe essere nulla di nuovo, un po' appunto come aveva fatto anche Hegel. Se queste sono le caratteristiche generali del pensiero di Marx, per oggi ci avviamo a individuare soltanto i rapporti conflittuali che esistono tra lui e il maestro, tra lui ed Hegel, come dicevamo prima. Ed è quello che il libro definisce la critica al misticismo logico di Hegel. Che significa critica al misticismo logico di Hegel? Bisogna partire da due concetti. Il concetto di idealismo e il concetto di ragione, così come sono presenti in Hegel e così come vengono invece poi modificati da Marx. Cominciamo dal secondo, perché soltanto dal secondo possiamo cominciare per capire il primo. Hegel, l'abbiamo visto insieme, pretende con la ragione di spiegare tutto ciò che esiste, di giustificarne la validità, per cui la realtà non può essere modificata. Fa questo perché crede appunto che tutte le cose siano ragione. Però, dice Carlo Marx, facendo così si trova a considerare razionale anche ciò che razionale non è. Si trova a dover giustificare anche quello che non può essere giustificato. Si trova ad assolutizzare, a rendere immutabile anche ciò che di principio potrebbe anche essere modificato. Tanto per dire, siccome vive in Prussia, dove si governa in una certa maniera, egli deve, per via dei presupposti del suo principio, credere e insegnare che lo Stato prussiano sia il più perfetto in assoluto e spreca tante energie per dimostrare una cosa che invece in realtà non è vera. La funzione quindi giustificatrice della filosofia hegeliana per Marx è semplicemente assurda. Lo scopo della ragione non è quello di giustificare la realtà, ma di esaminarla e se ci sono degli elementi che sono, diciamo così, scorretti, sbagliati, la filosofia ha l'obbligo di denunciarli per cercare di contribuire al loro miglioramento, al superamento dei problemi che hanno prodotto. La ragione quindi non è più un assoluto intesa come colei che ha progettato la realtà, ma è senz'altro l'unico mezzo che l'uomo ha per capire come appunto il mondo possa essere all'occorrenza corretto. In quanto poi all'idealismo,
di Hegel, cioè l'idea che tutto il reale fosse riconducibile ad un unico principio e che questo principio fosse l'idea e per cui il mondo è fatto di spirito, Marx riprende il concetto che era stato di Feuerbach e dice che non è possibile affermare questo perché noi del mondo abbiamo una conoscenza empirica, per cui fino a prova contraria il mondo è fatto soltanto di cose concrete, cioè di materia. Per cui, come Epicuro, come Democrito, come Hobbes e appunto come Feuerbach, Marx dice che tutto il reale è esclusivamente fatto di materia e quindi il suo pensiero non è un idealismo, ma è un materialismo. Perché allora c'è il distacco tra Marx e Hegel? In che cosa consiste? Consiste nel ripudio appunto di quello che dicevo prima essere il misticismo logico, cioè la fede irragionevole nella ragione, così da vederla anche laddove non c'è, e la convinzione che la realtà sia sicuramente riconducibile ad un unico principio, ma che questo principio non sia un principio spirituale, ma appunto un principio materiale.